Negli scorsi episodi di YouTube Man! Harley! Dov'è Mazzo? Cos'è tutto questo trambusto? Joker! Ma che cazzo! Se Harley dice che sei una minaccia, il mio compito è eliminarti. Ho scoperto l'amore. Io ho un sistema infallibile per controllarti. E se voglio, anche per ucciderti. Ma l'hai rotto il cazzo! Ah! Il mio Joker è come voglio che io sia. Ma cosa è successo? La tua mente è stata plagiata da qualche droga. E è anche chiaro che la tua mente sia stata plagiata. C'è lo zampino di freddo. Ora Harley puoi diventare ufficialmente un membro del team YouTube Man. Fred! Il mio nome è Flame. Potete considerarmi il braccio destro di Fred. Questo è lo spirito giusto. Un'intera esistenza per cosa? Per cosa? Witchman. O dovrei dire Manu. O dovrei dire... Non ti permettere. Gravità per cento. No. Dal momento che il cacciatore ha fallito la sua missione, il maestro ha mandato in campo me. Sei, chi sei? E che cosa vuoi da me? Tu sei rotta. Non puoi chiamarmi caso. Peccato. Se voleste fare un viaggio, dove andreste per morire? E tu chi saresti adesso? Ciao ragazzi, era da tanto che non ci vediamo. Comunque, piacere, Lemba. Piacere, Flame. Direi che è il momento di cominciare. Almeno uno scontro un po' interessante. È finita, Flame! Dici? Come mai così incazzato? Scherzo! Gravità per 10! Ma aspettavo molto di meglio da te. Come se lo scontro fosse finito. Non ti sei accorto della trappola?
modificando la composizione degli elettroni dell'aria, scateniamo un bel temporale! E sotto di noi abbiamo il Monte Conero, gravità femminile! Gino, ma che ci fai qua? Ti ho appena ucciso io. E altro oltre che no? No. Fa niente, vorrà dire che ti ucciderò due volte. Che cazzo non funziona? Bene. Allora farò a modo mio. Sei più lento di quello che sembri. No. Ti prego, non uccidermi. Posso pagare. Hai dei soldi, non ci faccio niente. Ultime parole? Ah. Parole dure. Questo lo dico io. Tu piuttosto che ci fai ancora vivo? Chi dice che io sia ancora vivo? Sorprendente. Vabbè. Mi toccherà fare lo stesso lavoro due volte. Non si possono uccidere i morti. Papi! Il duce è tornato. Ti va una birretta? Sì! Troppo caldo qui. Andiamo a parlare a Londra. Bene. Ora che sono tornato, il mio obiettivo è uccidere Fred. Però... prima devo passare dal mio supereroe preferito. Sì. Ma Gigio sta cercando di mangiarsi il cadavere di Rob. Che figlio ritardato che ho. Chissà se è legale abortire dopo tutti questi anni. Sono tornato in me. Gigio, non dovresti essere qui. Zitto, stronzo. Non è il modo di parlare al proprio padre. Come se tu lo fossi mai stato. Ridicolo. Non posso mettere un down come lui al comando del mio regno. Ma io non sono down solo perché non sono uguale a te. E invece sì che lo sei. Neanche modificando il tuo DNA sono riuscito a passare i poteri come ho fatto con Sofia. Ma ho anch'io dei poteri. Sei solo un grosso bambino, spinto da irrefrenabili impulsi sessuali e culinari che offuscano la tua ragione. Smettila, Gigio! Ma questo era il potere di Rob! Ma io l'ho mangiato! Ah, ma quindi assorbi i poteri delle persone mangiandole? Ti va una caramella? Siamo finalmente arrivati al capolinea. Il tuo è sicuramente un nome da ricordare. Lemba. Era da più di 10 anni che non tiravo fuori il 50% della mia forza. Le mie origini. Le tue origini? E cosa ti fa pensare che me ne interessi qualcosa? Luke Cage. Era mio padre. E appena Nick Fury ha scoperto che la moglie era incinta, ha fatto degli esperimenti sul DNA. Continuo a non capire il nesso. Nick Fury ha impiantato nei miei geni i DNA dei neri più cazzuti della storia. Morgan Freeman, Mike Tyson, Usain Bolt, Michael Jordan, Michael Jackson, Bill Cosby, Martin Luther King, Louis Armstrong, Kelly Clay, Barack Obama, Will Smith, Samuel L. Jackson, Denzel Washington e Snoop Dogg. Michael Jackson, eh? Vediamo allora come balli come uno zombie. Ha fatto tutto questo con lo scopo di schiavizzarmi, per usarmi come arma contro i nemici. Non ho mai avuto possibilità di scelta da quando non ho deciso di scappare dall'America per venire qua in Italia. Ma non appena il duce si è accorto dei miei poteri, ha deciso di schiavizzarmi anche lui. Ma non appena ho incontrato Sergi è andato meglio.
Queste sono le mie origini. Voglio un mondo in cui tutti possano vivere felici, sorridendo, liberi. E allora, dacci dentro. Questo sarà il tuo ultimo ballo, Lemba. Sergi mi ha dato la certezza, la speranza, per cui tutto quello per cui stavo lottando non era un'utopia. Ecco perché mi sono unito a lui. Io credo in Sergi. Lui sarà il simbolo della pace. Ma cosa stai dicendo? Sergi! E tu vorresti riporre le tue speranze su di lui? È come darti torto. Il tuo aspetto parla da solo. Probabilmente Sergi è solo un pazzo. Ma dopo tutto lo sono anch'io. Invece di parlare di concetti astratti, parliamo di qualcosa di più completo. In questo pugno metterò tutta la mia energia questa volta. Gli attacchi che ho usato fino ad ora servivano solo per infiacchirti, non facevo mica sul serio. Per poterti uccidere con assoluta sicurezza, ho finalmente deciso di dare il tutto e per tutto. Ormai dentro di te non c'è più potere. Ciò che stai usando è un eco, un residuo, ciò che ti rimane dopo aver usato tutta la tua forza. Sei messo, caro mio, talmente male che la tua vita, come una fiamma, si spegnerebbe anche senza soffiarci sopra. Viene Ser Giacomi! L'eroe per cui hai deciso di sacrificare la tua inutile vita non ha mai neanche avuto l'opportunità minima di vincere. Non riesce neanche a usare i suoi poteri bene. Morirai nel rimorso, Lemba. Anche come eroe, tu sei un fallimento. Ok, come eroe sarò pure un fallimento, ma io lo devo assolutamente salvare! Non sto facendo tutto questo come eroe, ma proprio come amico, come Sergio ha fatto con me. Finché non avrò salvato il simbolo della pace. Ho intenzione di resistere fino ad allora. Fino ad allora! Questo trucchetto, cosa ti ha spinto a farlo? Ma non basta! Sembra che nemmeno tu adesso sia al pieno delle tue forze. Io non ho ancora fatto sul serio. Il potere della libertà passa di mano in mano da una persona all'altra per poter servire tutti, per poter essere un faro di speranza. Sergi. Lemba, mi dispiace che non ci rivedremo mai più. Fra, stai tranquillo che se continui a fare quello che stai facendo ci rivedremo. Io non smetterò mai di essere Sergi Tube. Dopo di me sarà il tuo turno. Dacci dentro, Sergi! Questa è la fine. Tu sei il prossimo. Porta avanti la mia volontà! Ci vedremo presto. Mi mancherai, Lemba. Addio, Sergi. Wow! Hai lottato fino alla fine, Lemba, eh? La tua morte sarà usata come monito per te, che con noi ha solamente da perdere. Cazzo, però, non si può proprio dire che sia io il vincitore, però sono quello in piedi. No!